È sempre quello che la dieta deve essere varia, dobbiamo mangiare tante cose diverse per avere tutti i micro e macronutrienti di cui abbiamo bisogno. Questo è quello che faccio io. Poi ognuno può fare quel che vuole, basta che la somma totale delle calorie sia bassa. Noi abbiamo fatto uno studio e abbiamo visto che uno dei fattori importanti per le forme di demenza che si sono sviluppati è stato l'isolamento. Vengo a vedere quello che state facendo. Sono formalmente in pensione, comunque lavoro più di prima forse, quindi sono impegnato perché mi piace fare quello che faccio. Infatti tutti sanno che la mia porta è sempre aperta. Esporsi, avere rapporti sociali, andare al cinema, andare al teatro, visitare le mostre, è tutto positivo. Si danno troppi farmaci, vanno presi quando servono. Siccome grazie al cielo sto bene, non ho bisogno di farmaci. I medici sono vittime della mancanza di informazione indipendente e quindi hanno solo l'informazione che viene data da chi vende e quindi dall'industria farmaceutica. Spendiamo più di 4 miliardi all'anno di integratori alimentari che certamente fanno bene a chi li vende, ma certo non servono a noi, insomma. Quindi è una trappola perché molti pensano che possono mangiare quel che vogliono perché tanto poi prendono gli integratori alimentari e con quello risolvono tutti i problemi. In realtà non risolvono niente. Meglio una dieta varia e moderata, e quella ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno.